1983-84. Una formidabile accoppiata scudetto Coppa delle Coppe. È una stagione trionfale, quella che nel maggio del 1984 consente alla Juventus di conquistare il 21esimo scudetto e la seconda competizione europea dopo la Coppa UEFA del 1978. La squadra, in questa annata, trova la definitiva consacrazione di Michel Platini, che con 20 gol vince la classifica dei marcatori e pone le basi per aggiudicarsi il secondo dei suoi 3 palloni d'oro. Giovanni Trapattoni deve fare i conti con le amare rinunce di Dino Zoff, che a 41 anni ha scelto di appendere i guanti al chiodo dopo la sfortunata serata di Atene, e di Roberto Bettega, che dopo 13 stagioni in bianconero da protagonista va a chiudere la carriera in Canada. Stefano Tacconi e Domenico Penzo sono i due sostituti. Il tecnico bianconero, da molti considerato un difensivista, schiera invece la formazione più offensiva di sempre. Nella squadra titolare trovano posto in attacco Penzo, Tardelli, Paolo Rossi, Platini e Boniek. La Juventus segna così a raffica. 7 gol nella prima partita di campionato, in casa contro l'Ascoli, 57 al termine del torneo. Alla 13esima giornata, grazie a un 2-0 in casa contro l'Inter, i bianconeri cominciano la loro fuga, piazzandosi da soli in testa alla classifica. Non verranno più ripresi, nemmeno dalla Roma, storico avversario di quegli anni. L'apoteosi arriva il 6 maggio, allo Stadio Comunale. Basta un pareggio contro l'Avellino per vincere con una giornata d'anticipo sulla conclusione del torneo. 10 giorni dopo, a Basilea, arriva anche la Coppa delle Coppe. Quello del 1984 è l'ottavo e ultimo tricolore di Giuseppe Furino, che entra così nella storia del calcio, unico calciatore ad aver conquistato 8 scudetti con la stessa maglia. Quella bianconera, naturalmente.